Rai, Radio 1 Sport, ed è di calcio camminato che andiamo a parlare con Vincenzo Manco, il presidente dell'UISP, perché è un nuovo modo per rendere più accessibile il calcio. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi e grazie. No, grazie a lei per essere qui con noi, anche perché noi abbiamo dato un'occhiata. Insomma, in Europa si è sviluppato, ma soprattutto in Inghilterra e in Scozia abbiamo fatto. Sì, nel 2011 in Inghilterra, tra l'altro, in un modo molto curioso, c'è stato un sondaggio tra i tesserati di circoli di over 50, insomma, di persone non più giovanissime, a cui veniva chiesto cosa avrebbero voluto fare, che gioco avrebbero voluto praticare, e loro hanno detto: avremmo praticato il calcio volentieri, ma fisicamente, diciamo, abbiamo delle capacità un po' diminuite, diciamo così. Adesso l'over 50, poi ne parliamo usciti dallo studio. Ma Vincenzo Manco, allora il senso è davvero, no, di aprire a chi non è in grado di correre, ma soprattutto di aprire a chi, pur essendo in grado di correre, sceglie di giocare con chi in grado di correre non è. È questo il senso, no? Bisogna marciare. Un marciatore da Milano andrebbe fortissimo. Da Milano andrebbe fortissimo, e il calcio per tutti, mi verrebbe da dire, di fronte ad un calcio che tra l'altro oggi, vuol dire, ci delizierà sicuramente con i suoi talenti, a cominciare da questa giornata, per quanto riguarda i mondiali del 2018, noi con il calcio camminato offriamo l'elogio della lentezza del calcio, il piacere cioè di mettere al centro il gioco e il piacere più che altro di ritrovarsi tra coloro che appunto magari la passione del calcio l'hanno avuta o avrebbero voluto averla, e quindi con il calcio camminato hanno la possibilità per poterla anche vivere direttamente. È una domanda di sport che cambia, e la WISP risponde con l'iniziativa di questo primo campionato nazionale. E tra l'altro va detto, insomma, un limite c'è, perché insomma nei tornei c'è il limite di 50 anni, bisogna averne di più. Bisogna camminare, c'è un'altezza massima che la palla può raggiungere quando si calcia, si pare che è 1,20 m, non so, ma come viene misurato questo 1,20 m mentre si gioca? Perché io sono rimasto. Beh, chiaramente diciamo con una diciamo disponibilità dell'arbitro a capire, con degli arbitri chiaramente qualificati su questo, a capire quando diciamo quel 1,20 m viene, come dire, eccessivamente superato in modo la battuta, mi scuso, era semiseria, insomma. No, un problema oggettivo sicuramente ci sarà, ma insomma avranno avuto modo di capire come funziona. Allora, il senso di tutto questo è comunque aprire ancora una volta una porta, al di là dello slow che va molto di moda negli ultimi, forse l'ultimo decennio, ma forse anche più, no? Cioè, tutto è lento, dal cibo ad altro, in qualche modo un invito a trovare una maniera differente e più quieta e più aperta anche per giocare a calcio. Prego. Esatto, è un modo appunto di poter vivere comunque la pratica sportiva a una propria dimensione, a propria misura. Se c'è la possibilità ancora per molti uomini e donne, appunto al di là dei 50 anni, anche se noi prevediamo diciamo qualche fuoriquota per agevolare appunto la stessa pratica, però ecco, è un'ulteriore possibilità che la WISP offre, visto che garantisce attività motoria da 0 a 99 anni, come diciamo noi, per poter vivere una disciplina, ma una disciplina appunto a misura della persona che a quell'età ha ancora passione per potersi sentire diciamo un calciatore o una calciatrice. Una gran buona idea, ne approfitto per chiederle, ma come guarderà lei questo mondiale? Ha scelto una squadra da seguire con un po' più di attenzione per, come dire, rimpiazzare per quanto possibile la maglia azzurra che non è? Guardi, la sorprenderò, ma probabilmente qualche affinità la troveremo anche tutti in questo paese, trattando magari e forse anche qualche tema sociale o internazionale di grande attualità. Io sono figlio di emigranti, e quando purtroppo l'Italia magari, come in questo caso, non appare in qualche competizione, io mi attacco alla Svizzera. Mio padre ha fatto 22 anni in Svizzera, mia madre 17. In quel paese ce ne sono tanti, diciamo, di emigranti italiani, ci sono stati e continuano ad esserci. Ecco, è un modo per guardare all'Italia sotto, diciamo, una dimensione diversa, cercando di immaginare che quella maglia non sia rossa con una croce bianca, ma quantomeno azzurra, insomma. Comunque è una scelta comprensibile. Va anche detto che fra i tanti che hanno elaborato con mille algoritmi diversi le possibili soluzioni finali del mondiale, c'è anche uno che ha detto: la Svizzera potrebbe arrivare al terzo posto. Staremo a vedere, esatto, insomma, me lo auguro esatto. Per lei a questo punto. Ringrazio. Grazie infinite a Vincenzo Manco, presidente dell'UISP, che ci ha parlato e presentato questo calcio camminato che secondo me avrà un buon riscontro, magari non
con chi gioca baseball costantemente, dotato di un grande fisico, potreste fare il baseball camminato. No, cioè il baseball da base a base, senza sollevare i piedi. No, aspetta. Potremmo provarci, diciamo. Guardiamo l'esperienza, vediamo Pesaro come finisce in questo fine giugno nei nostri campionati. E poi Francesco ne sarebbe contento perché adesso ancora corre, ma insomma, no, mai dire mai.